I quadisti, finita gara 2 della QX1, colpo di scena, vediamo i meccanici del team Cozzi che stanno smontando il motore per una verifica tecnica e vediamo anche un KTM, lo stanno smontando per una verifica tecnica, non ne sappiamo la motivazione, ma andiamo a prendere, siamo scesi per fare l'intervista a Giuliano Cozzi e a Nicola Montalbini. Signori, questi due ragazzi si sono trovati, hanno deciso di fare l'europeo. Chi è questo qua? E non ce n'è, dominano l'europeo, dominano l'italiano. Partiamo, Giuliano. È passata la bandiera a scacchi. Hai due ragazzi fantastici. Abbiamo un pilota che chiude il salto della casina, ci sembra l'unico pilota di quad al mondo, possiamo dirlo, per Diana. Uno spettacolo, il primo giro eri preoccupato, ti ha fatto il salto della casina, ha dato 20 metri subito, così come dire. Questo non rompetemi le balle perché gli diamo il gas. Perché aveva margine e lui continuava a tirare come una bestia. Ma per forza, se no non ti viene il venozzo, non diventi viola. Io viola e ci hanno visto che la Germania gomme ho rallentato. Mi sono avvicinati e ho perso concentrazione, allora dico è meglio fare il passo mio senza esagerare. Sì, anche perché il salto della casina era, non sembrava neanche no, un problema per te. Proprio, mi piace proprio. E tutte le volte preciso, stesso centimetro, sì. Anzi quasi quasi vado su, lo faccio anch'io. Proviamo. Nicola e Giuliano, di nuovo l'italiano, di nuovo in pista a dominio, 10 manche su 5 prove. Sotto la bandiera a scacchi, primo Nicola Montalbini su Ondia Team Cozzi, dominio totale, un dominio sportivo, un dominio tecnico, un dominio di pilota, un dominio di professionalità tecnica da parte del team. Cosa facciamo qua? Speriamo andare avanti così, noi sì. Ce la mettiamo tutta, poi dopo... Cioè lui deve... Abbiamo lavorato tanto proprio per raggiungere questo stato, diciamo, che è molto buono. E continuiamo a lavorare per migliorarci ancora, perché comunque non basta mai. Certo, tu migliori come pilota, lui migliora con le moto. Se quello apposta siamo... Ragazzi, ma bisogna andare in America, non è che ci si può fermare qui. Stiamo qua per Diana. E andiamo questa settimana in Danimarca, che è molto lunga. Sarà dura, però vediamo di fare bene. Poi dopo va bene così, dai. Ragazzi, sta veramente... facendo bene, siamo contenti, va bene, dai. Una grande moto, un grande pilota, una professionalità, una tecnica, una spettacolarità di gara importante. Non sappiamo più cosa chiedere, cioè... No, noi stiamo umili e andiamo avanti, cerchiamo di fare il nostro, sempre mettendoci il massimo dell'impegno e poi dopo... E per la Danimarca, cosa diciamo, ragazzi? Europeo, no, arriviamo io come... Ultimamente abbiamo lavorato tanto, sia io che mi sono preparato bene, sia Giuliano abbiamo migliorato ancora la moto, quindi partiamo per andare là per fare bene, perché ma... sono convinto che anche là faremo bene. Sì. Senti Nicola, scusami, visto che tutti gli altri piloti, comunque QX1, QX2, tutti sudati, cioè stanchi a fine gara, te una gocciolina di sudore in questi 25 no, minuti sudore, è venuta o che ti vediamo? Ce l'ho anch'io, sudore ce l'ha, ma ci mette un impegno, si allena tantissimo, è apposta per questo. Professionale. Volevo anche ricordare che sia Mattia, che ha vinto ancora una volta, è venuto qua, non ha mai provato la pista, qua, l'abbiamo visto ancora. E Maurizio Bianchi, che ha preso ancora, mi sembra, qualche punto di vantaggio. Non siamo riusciti a intervistarlo, Maurizio. Sul secondo, quindi bravissimo anche lui, perché ha vinto la prima manche. La seconda ha avuto una defiance, però è stato bravissimo. E il Davide Sciolti, anche lui, è sempre bravo, secondo perché è ancora posto. Secondo. Dai, ci difendiamo, siamo contenti. Allora, ricapitoliamo. Nicola Montalbini, Team Cozzi, primo posto in campionato QX1. Mattia Torraco, Team Cozzi, primo posto in campionato QX2, scusate, era la QX2. Maurizio Bianchi, Team Cozzi, primo posto in campionato QX4. Sciolfi, Davide Sciolfi, secondo cazzo la pecora nera, solo secondo, no, giusto? Molto bravo, è un grande. Vai, gli stai insegnando? Avrà tempo anche lui per crescere. Quando è che gli dai una moto seria come quella di Nicola? Lo vediamo anche lui. L'anno prossimo, perché anche lui correrà nella 450, quindi. Oh Peppa, diventa grassa, 450, il Torraco, Sciolpi, Serviano. Penso correrà Quix 2, comunque. Ah, sostituisce, prende il posto di Mattia. Vediamo. Giuli, se veramente i nostri complimenti, una gara spettacolare, l'abbiamo seguita direttamente tutti i 25 minuti in alta definizione, la pubblicheremo sul sito.
c'è stato un dominio veramente di Nicola, una scelta delle traiettorie spettacolare, una capacità di chiudere i salti, il tuo motore che non ha mai perso neanche un colpo, sempre pronto, una ciclistica, diciamola, perché è un cambio comunque di ciclistica importante. Io dico che questa è una grande famiglia, oltre ad essere un team ci vogliamo tutti bene, lui e Mattia si vogliono bene, tutti gli altri è importante, Giulio, i ragazzi che lavorano bisogna fargli 100.000 complimenti perché si impegnano sempre, fino adesso stiamo sbagliando pochissimo, quasi niente, siamo sempre pronti a cambiare gomma, setti, cose, lavorare, cercare di stare concentrati. Noi siamo contenti e andiamo avanti così e cerchiamo di migliorare sempre di più, dai. Giuri, i nostri complimenti a una chicca tecnica. Vediamo nel parco chiuso dei controlli alle verifiche a una tua Honda. Le sai qualcosa? Sì, vogliono aprire i motori per controllare le cilindrate, noi li apriamo senza problemi. Che è la moto di Nicola, quindi il controllo che... No, quella è la moto di Mattia. Che fosse oltre i 450 cc, quindi 490. I commissari hanno detto che ci potrebbe essere qualche 450 perché lo vedono snello. Non ci potrebbe essere, sicuramente c'è. Ah, noi non siamo 450, noi siamo a posto, quindi... Vediamo che hanno smontato. Noi siamo tranquilli, non siamo tesi. Ti vediamo, grande Giulio. Giuliano, Nicola, campioni. Il migliore in bocca al lupo per la prova dell'Europeo di Danimarca. Andate in Danimarca, portate i colori italiani e ricordatevi che ci andate da campioni. Grande Nicola.